Elena ha chiesto la parola di nuovo. Solo una curiosità rapidissima, perché è vero e naturalmente no, si condanna all'atto isolato per questa insistenza quasi ossessiva sull'elemento dell'organizzazione, no, del controllo politico. Quindi questo senz'altro. Però poi, se non ricordo male, l'ho appreso proprio dal libro, l'attentato di Friedrich Adler, che è un po' un tipico esempio di propaganda per il fatto, viene poi invece legittimato, no, in qualche modo. Questa è veramente una grandissima novità. E allora, per esempio, mi chiedevo, che posizione hanno, rispetto all'attentato del Diana, che insomma è una roba forse, no? In termini di attentati prima della marcia su Roma, insomma, un vero attentato stragista. Che posizione esprimo rispetto a questo? Allora, rispetto, intanto cominciamo col dire che non è facilissimo rintracciare la voce dei giovani comunisti in quel frangente, perché a partire dal 1923, in buona sostanza, gli organi di stampa della federazione vengono tutti quanti azzerati, no? C'è solamente l'esperienza della voce della gioventù, che è un'esperienza molto interessante da tanti punti di vista, ma che proprio perché deve mantenere un profilo di un organo di stampa non apertamente, come dire, comunista, lascia sullo sfondo tutte queste, questa conflittualità. E ancora nel 1924, dalle colonne di avanguardia non emerge granché, insomma, la censura è particolarmente forte quando riprendono le pubblicazioni alla fine del 23, che però poi vengono nuovamente interrotte. Non ho francamente rintracciato anche nei documenti di archivio riferimenti espliciti a quell'episodio. E quindi francamente, Elena, come dire, non mi avventuro in una risposta per la quale non ho alcun tipo di riferimento. Le indicazioni a cui io, che riprendevo, sono riferite tutte quante in realtà al periodo precedente, ecco, dove è più semplice seguire l'evoluzione di questa elaborazione politica. Dopo diventa tutto estremamente complicato, frammentario, è un'organizzazione veramente pressata, dicevo prima, sotto assedio, ma c'è anche all'interno dell'organizzazione una conflittualità, no? Che deriva proprio dal modo in cui questi giovani sono costretti anche a rapportarsi con le indicazioni che provengono da Mosca, ecco. Dunque, dal pubblico che ci sta seguendo è venuta una sola domanda. Qui in realtà già quanto è stato detto da Luca, da Elena, secondo me fornisce una risposta, ma comunque ve la ripropongo, se cioè il faro della rivoluzione non abbia offuscato la visione del fascismo che avanza. Faro della rivoluzione si apre nel 17-18, anticipa l'inizio, il pericolo, no, fascista. Si spegne anche rapidamente, però siamo, e quindi ecco la comprensione anche del passaggio dalle forme di auto di difesa armata, lo scontro, cioè già soltanto appunto. Lo scontro con i socialdemocratici nella repressione della rivoluzione di novembre è già un segnale che anticipa lo scontro interno alle sinistre europee e che focalizza il dibattito su questo scontro. Quindi bisogna, cioè, quello che occorre dire è che noi abbiamo analizzato degli anni estremamente densi, densi di passaggio, di cambiamenti. Quindi è molto difficile, cioè, ho già dato la risposta, insomma, non anticipiamo degli elementi, delle analisi che non possono essere fatte in una fase come quella tra il 1900 19 1920. Questo è un elemento estremamente importante.
Quello che volevo aggiungere è la, come diceva Luca, la difficoltà poi di seguire la storia, poi bisognerà vedere se riusciremo, se ci verrà, riusciremo anche, se abbiamo voglia di continuare a lavorare in una fase successiva al 1906. Però la mia impressione è che i movimenti giovanili sia comunisti che socialisti, socialdemocratici, resistano, abbiano un senso o all'interno di esperienze come quella dell'Unione Sovietica, del Komsomol, eccetera, o all'interno di sistemi liberal-democratici. Nel momento in cui, e quindi i movimenti, pensiamo alla rinascita dei movimenti giovanili, sia nell'SPD, nel Partito Democratico Tedesco, nel partito, nell'austromarxismo, il Partito Socialista Austriaco, e come nella KPD e in altri. Nel momento che si entra nella semiclandestinità e poi nella clandestinità, questa differenza tra un movimento giovanile e un partito si dissolvono rapidamente, cioè le leve entrano nella lotta, nella clandestinità all'interno. Non so se Luca è d'accordo, anche Aldo che ha studiato per tanti anni, ma non ha quasi più senso le forme di reclutamento giovanile e di educazione alla lotta politica in una fase di clandestinità. Diventa, in qualche maniera si rientra nella culla del partito, e quindi e di questi giovani è il destino poi di molti di questi giovani che noi abbiamo studiato, che andranno a Mosca, che passeranno attraverso queste capitali della rivoluzione. Alcuni di questi, l'avevo ricordato anche in un'altra occasione, avranno un destino tragico nelle purghe del 37-38. Quindi ci sono, è una storia che va avanti in maniera molto diversa rispetto a quegli anni rivoluzionari che noi abbiamo studiato. Non c'è dubbio che loro leggono, mi riferisco ai giovani comunisti, la realtà italiana che vivono, che affrontano, attraverso schemi, no? Ne danno un'interpretazione attingendo però dall'esperienza, l'esperienza russa, cioè in questo caso il fascismo come guardia bianca, no? La forza della reazione, questa ossessione, no? di una possibile apertura di una fase verso un governo in cui i socialisti danno manforte alla borghesia nazionale, mentre le indicazioni che vengono da Mosca subito dopo vanno in una direzione diametralmente opposta, come dire, provano a scuoterli, no? a risvegliarli da quel torpore. C'è un'insistenza continua a prendere atto che non ci sono più le condizioni per portare avanti questo approccio di tipo rivoluzionario. Ed è interessante leggere le memorie di quei protagonisti, Mario Montagnana, Longo, lo stesso Secchia, che di ritorno, che come dire, partono dall'Italia con una visione, arrivano a Mosca, lì vengono in qualche modo anche posti un po' sul banco degli imputati durante i congressi dell'Internazionale Giovanile Comunista, e tornano in Italia appunto profondamente scossi, no? Cioè rielaborano la loro visione di quelli che sono le forze in campo. C'è una presa di distanza, in quel caso, da Bordiga, nella consapevolezza che i tempi sono ben diversi rispetto a quelli del 1920-1921 e che soprattutto non si può fare a meno del sostegno dell'Internazionale, e che quindi occorre rimanere all'interno di quel perimetro di rapporti, di network, per salvaguardare la sopravvivenza dell'organizzazione in Italia. Grazie. A questo punto credo che possiamo concludere. E saluto innanzitutto il pubblico che ci ha seguito fino a questo momento, saluto gli autori, saluto i presentatori, è stato un pomeriggio interessante, piacevole, e speriamo di ritrovarci presto. Grazie. Saluto a tutti. Grazie a tutti, buona serata. Grazie per l'ascolto e per la discussione. Ciao. Grazie a tutti, arrivederci.